Teodosio fu un imperatore romano che governò l'impero dal 379 al 395 d.C. Egli promulgò leggi che hanno reso il cristianesimo la religione ufficiale dell'impero, vietando il culto pagano e persino l'eresia cristiana. Nel 391 d.C. ha vietato i giochi gladiatori e nel 394 d.C. ha sciolto il collegio delle Vestali, l'ultima istituzione pagana ancora in funzione. La sua influenza più significativa sulla storia di Roma fu la sua politica nei confronti delle tribù barbariche. Nel 378 d.C. gli Unni invasero l'impero romano d'Oriente, sconfiggendo l'esercito romano nella battaglia di Adrianopoli. Per arginare la minaccia delle invasioni, Teodosio fu costretto a fare concessioni ai barbari, consentendo loro di stabilirsi in territorio romano come federati, ovvero alleanze militari. Questo ebbe l'effetto di creare una classe guerriera barbarica all'interno dell'impero e di portare alla sua graduale trasformazione. Inoltre, Teodosio divise l'impero tra i suoi due figli, Onorio e Arcadio, dando vita così all'impero romano d'Oriente e all'impero romano d'Occidente. La divisione si rivelò un fattore determinante nella successiva caduta dell'impero, poiché l'Occidente fu soggetto a pressioni esterne maggiori e non riuscì a resistere alle invasioni barbariche. In sintesi, Teodosio è stato un imperatore romano di grande importanza storica, poiché ha svolto un ruolo chiave nella diffusione del cristianesimo e nella trasformazione dell'impero da potenza pagana a cristiana. Tuttavia, le sue scelte politiche nei confronti delle tribù barbariche e la sua decisione di dividere l'impero tra i suoi figli si rivelarono cruciali per la trasformazione dell'impero romano in una ben diversa realtà geopolitica ed etnico-culturale.